Befana e giocattoli, un binomio tipico del 6 gennaio. Dopo i regali di Babbo Natale sotto l'albero, per i bambini resta da attendere la classica calza ai piedi del letto. Cominciamo ad avere prenotazioni, richieste, sapere se sono disponibili certi giochi, certi no, perché comunque l'Epifania è attesa. Siamo un pochino più ristretti, però il pensierino, l'oggettino, chi più chi meno, insomma, sì, viene richiesto. Il Covid ha differenziato questa Epifania dalle precedenti, ma i gusti dei più piccoli restano sempre gli stessi. Prodotti che sicuramente vanno sono, diciamo, dei classici come appunto le costruzioni Lego, che sono un marchio forte. Poi però comunque da noi va anche tanto il gioco da tavolo, specie appunto seguendo quello che è il nostro consiglio. Noi nasciamo proprio come appassionati di giochi da tavolo e cerchiamo proprio di far conoscere alle famiglie, anche più giovani, i nuovi titoli moderni e trasmettere la nostra passione in quell'ambito. Sarà una bella Epifania, insomma, dai. Beh, io me lo auguro, perché comunque dopo un anno duro come quello passato, secondo me c'è bisogno di distensione, stare anche insieme con le persone care e divertirsi, perché no, giocando. Una calza che oltre a dolci e giocattoli contiene un messaggio di speranza. Si è riscoperta molto di più la famiglia e perciò i gusti sono ritornati ad un gusto classico. Quindi non c'è un gioco particolare che possa lanciare un messaggio di speranza, però devo dire che questo messaggio di speranza è il ritorno al classico, il ritorno alle radici, alla famiglia.